In questi mesi abbiamo continuato a coltivare il futuro per una Modena più moderna, più verde, solidale e capace di rispondere alle esigenze dei cittadini. Abbiamo lavorato per una sanità all'altezza delle nuove sfide, inclusiva e che protegga tutti, a partire dai più deboli. La nuova terapia intensiva a Baggiovara è pronta con 18 nuovi posti e stanno iniziando i lavori al Policlinico di Via del Pozzo per altre 30 terapie intensive. È pronta la Casa della Salute nell'area nord della città e un'altra sorgerà presso Via Panni. Procede il progetto per la realizzazione dell'hospice, che avrà sede a Villa Montecuccoli per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. Modena è una città che mette studenti e scuole al primo posto. Siamo impegnati per la sicurezza e modernità delle scuole, per dare istruzione e socialità ai nostri bambini e adolescenti e per Modena città universitaria, accogliente e con un ateneo di altissimo livello. Siamo al lavoro per una mobilità più dolce, con più piste ciclabili e meglio collegate. C'è quella di Via Emilia Est, che collega il centro città con la prima periferia, le aree industriali e le frazioni. Stiamo realizzando quella di Via Montecuccoli, che si congiungerà con la diagonale dove nascerà una pista ciclabile lungo l'asse della vecchia ferrovia, che dalla stazione dei treni arriva fino al Polo Leonardo. Potremo così spostarci da una parte all'altra della città in modo sicuro e sostenibile, contribuendo alla nostra salute e a quella dell'ambiente. L'area nord della città sta cambiando volto, con un nuovo quartiere a due passi dal centro, più moderno e verde, che si sviluppa tra Canaletto Boulevard, con la sua nuova strada ispirata ai grandi viali europei, l'area ad alta tecnologia, con l'automotive smart area e il data center territoriale, e una nuova viabilità, con rotatorie, ciclabili e interventi di rigenerazione urbana. Avremo una città più verde, con il bosco urbano nella zona Vacilio Morani, i nuovi orti, il nuovo parco di Viale Gramsci e i giardini scolastici. Una città dove il verde accompagna la nostra vita. Una Modena sempre attenta allo sport, con interventi nelle varie strutture, dal Pala Panini al Pala Molza. E una città rinnovata e riqualificata, con le sue piazze, strade e luoghi per la cultura. Modena è in movimento, cerchiamo di costruire ancora il futuro. Abbiamo ipotizzato e realizzato già un piano per oltre 30 milioni di investimenti per fare più bella Modena, per essere più attrattivi e per guardare le condizioni di una comunità che vuole continuare a correre verso il futuro. È una grande sfida, ma con gli investimenti possiamo creare opportunità, lavoro e progresso. Questa è la Modena che vogliamo.